Strumenti avanzati per la selezione. Allora, abbiamo visto che Blender utilizza per selezionare principalmente il tasto destro del mouse. Insieme al tasto Shift è possibile fare selezioni multiple o sottrarre, quindi ridurre la selezione in atto. Abbiamo anche visto che con i tasti A, B e C è possibile selezionare tutto o deselezionare tutto, col tasto B creare una finestra per la selezione, col tasto C utilizzare appunto questo sistema di trascinamento per aggiungere o sottrarre selezione. Tuttavia, il menu della selezione presente nella 3D View presenta diversi altri strumenti. Strumenti che diventano molto più numerosi se si entra in Edit Mode. E vale la pena soffermarsi su alcuni di questi strumenti che sicuramente rendono strumenti di selezione che sicuramente rendono più facile, più veloce e efficiente il lavoro su Blender. Bene, cominciamo con l'aggiungere qualche altro oggetto per poter fare degli esempi. Quindi entro una volta entrato in Edit Mode, quindi col tasto Tab entriamo in Edit Mode e aggiungiamo Shift A una sfera, una UV Sphere, un altro cubo, oltre a quello esistente, e la Suzanne, ovvero la mascotte di Blender. Bene, cominciamo con dire che una volta selezionato uno o più elementi, quindi vertici, bordi o facce, è possibile estendere la selezione agli elementi immediatamente contigui, cliccando col tasto Ctrl più del tastierino numerico. Ctrl meno invece ci permetterà di ridurre in maniera omogenea e graduale la selezione in corso. Se invece vogliamo selezionare esattamente il contrario di quello che abbiamo selezionato, ovvero vogliamo fare una selezione inversa, basterà cliccare con la combinazione di tasti Ctrl-I. Bene, veniamo adesso invece a quello che è uno degli elementi, dei sistemi, dei metodi di selezione più utilizzati, più efficaci e quindi assolutamente più utili, ovvero la selezione Edge Loop. Allora, prima di parlare di selezione della selezione, sarà necessario spendere due parole su che cosa sono i loop. Beh, quello che possiamo dire sinteticamente è che quello dei loop è un sistema di elementi continui, dei bordi, che attraversano l'intero oggetto e così tengono la forma dell'oggetto. È sostanzialmente un sistema di meridiani e paralleli che innervano appunto la geometria e ne permettono la modifica, una modifica che attraverso questi assi è più organica, non è frammentaria. Come si fa a selezionare un loop? Semplicemente cliccando col tasto, tenendo premuto il tasto Alt della tastiera e cliccando col tasto destro del mouse su uno dei bordi che contiene appunto contenuto nel loop. È possibile utilizzare in combinazione anche il tasto Shift per aggiungere loop al loop e quindi estendere la nostra selezione. Sempre col tasto Shift, invece possiamo anche sottrarre loop. Se anziché semplicemente il tasto Alt, clicchiamo il tasto Ctrl e il tasto Alt e quindi il tasto destro del mouse su un bordo, quello che creiamo è una selezione cosiddetta ring, edge ring, ovvero la selezione di tutti gli elementi
che sono contenuti tra due loop. Una volta selezionati più loop, ho anche un'area, un perimetro nel nostro oggetto. È possibile selezionare tutto ciò che è contenuto, quindi tutte le facce, i bordi e i vertici contenuti nel perimetro selezionato, dal menu Select Loop Inner Region. Viceversa, è possibile invece desumere la selezione di un perimetro, del contorno di una selezione di una regione, cliccando dal menu Select su Select Boundary Loop. Altri sistemi di selezione, sono ad esempio la selezione cosiddetta shortest path, ovvero la via più breve. È possibile selezionare la via più breve tra due vertici, selezionando il primo e l'ultimo vertice, tenendo premuto il tasto Ctrl. Un altro utilissimo strumento di selezione è invece la cosiddetta Linked Selection, la selezione linkata. Selezionando un punto su un oggetto, cliccando su Ctrl L, estenderemo la selezione a tutti i vertici, le facce e i bordi connessi a quel punto, sostanzialmente a quel vertice, a quell'elemento. Sostanzialmente, in questo modo riusciamo con un clic solo, con un colpo solo, cliccando su Ctrl L, a selezionare ogni oggetto isolatamente. Se un oggetto è staccato da altri, sarà possibile selezionarlo così. Concludiamo questa rassegna che non è esaustiva, ma ci mostra alcuni strumenti molto comodi per la selezione, vedendo alcuni esempi di selezioni legate alle condizioni geometriche delle singole entità. Per spiegarmi, è necessario disporre di più facce per poter fare qualche esempio. Per fare questo, seleziono i due cubi che ci troviamo al centro della scena e li suddivido col comando subdivide, che si trova nella tool shelf, quindi tasto T per tirarla fuori, il comando subdivide, cliccando un paio di volte per ottenere un numero sufficiente di suddivisioni. Vado in modalità selezione facce e a questo punto vediamo qualche esempio di quel metodo di selezione che si chiama similar. Attraverso questo sistema possiamo selezionare tutte le geometrie che condividono con la geometria selezionata, con la faccia selezionata in questo caso, particolari caratteristiche. Ad esempio il materiale, ad esempio l'area, il perimetro, il numero di lati che lo delimita. In questo caso, per esempio, possiamo cliccare su Normal e quindi estendere la selezione da una singola faccia a tutte le facce che hanno la stessa normale, quindi sono rivolte secondo la stessa direzione. Sempre lo stesso set di strumenti ci permette, per esempio, di limitare alle sole coplanari e quindi estendere la selezione a tutte le facce che hanno sì la stessa normale, ma che si trovano sullo stesso piano. Se invece vogliamo selezionare solo le facce coplanari che fanno parte dello stesso oggetto, allora sarà più opportuno utilizzare il comando Select Linked Flat Faces.
L'ultimo comando, l'ultimo metodo di selezione che vediamo si chiama invece Side of Active e si trova sotto il menu Select Side of Active. Di cosa si tratta? È un comando che ci permette di selezionare tutti gli elementi, vertici, bordi e facce, che si trovano al di qua o al di là del punto selezionato secondo una specifica direzione. Per farlo vedere, divido il mio monitor in due in modo da avere una vista frontale e una vista zenitale. Selezionato per esempio un punto sulla nostra sfera, potremmo selezionare, attivare il comando Side of Active. In questo modo avrò esteso la mia selezione a tutti gli elementi che si trovano al di là del punto lungo l'asse X. È possibile invertire l'asse, ovvero invertire la direzione e quindi imporre una selezione di tutti i punti che si trovano al di qua del mio punto, o per esempio cambiare l'asse, imporre l'asse Z e quindi in questo caso estendere la selezione a tutti i punti che si trovano con coordinata Z inferiore a quella del punto selezionato.